Camelotto, riserva alle Olimpiadi di Londra dopo quella che è stata una bella battaglia interna con i tuoi compagni di squadra. Sì, è stata una grande battaglia, molto agguerrita. Giustamente un'Olimpiade è sempre un'Olimpiade, quindi qualsiasi sportivo ha la voglia di andarci, l'obiettivo, penso, più grande è l'Olimpiade. E per me era la prima volta, quindi sarebbe stata una grande opportunità. Sono quarto, non sono tanto dietro, quindi io sono onorato di essere dietro a Marco Gagliazzo, Michele Frangilli e Mauro Nespoli e sono contento così. Sarà senz'altro anche questo lo stimolo per ripartire nel prossimo quadrennio, visto che sei molto giovane, cercare magari in quell'occasione di scalzare i tuoi colleghi. Quello assolutamente, la priorità, la primaria. Abbiamo avuto dei momenti un po' burrascosi in questo periodo dove abbiamo cercato di dare comunque il massimo, adesso stiamo ritornando ad alti livelli, quindi sono contento. Passione per il tiro con l'arco, quando è iniziata e dove? La mia passione per il tiro con l'arco è iniziata nel 99, nel 1999 a Venaria, provincia di Torino, e così con degli amici siamo fermati lì a guardare, ci è piaciuto, abbiamo provato, io ho continuato, loro si sono fermati e così è nato. È un consiglio per chi ancora non pratica questo sport? Beh, sicuramente il tiro con l'arco è uno sport antico, è uno degli sport più antichi degli sport moderni. E è una cosa diversa dagli altri sport, che non è il calcio o altri sport di squadra, c'è anche qua la squadra, però principalmente è individuale. È uno sport di mentalità, di concentrazione, ti trasmette qualcosa, ti deve trasmettere qualcosa, come qualsiasi altro sport.